del 23 novembre, scusate, del 23 ottobre, che comunicava al Senato accademico il fatto che il Papa sarebbe venuto a fare l'inaugurazione dell'anno accademico e una lezione magistralis. Allora, in seguito a questo Marcello Cini ha scritto la sua lettera, immagino che avete letto, se no si trova in rete, e intorno al 20-22 novembre noi, come fisici, abbiamo deciso di fare una lettera di... in cui ci dichiaravamo d'accordo. Oh, è stata una cosa molto rapida, eh? È stata fissa sul board del Dipartimento per un paio di giorni, chi voleva firmare la firmava, chi non la voleva firmare non la firmava, e là è tutto finito. Per noi a questo punto, adesso parlo per me, ma anche suppongo per i nostri colleghi, era chiuso. Cioè, se volete, questa è la democrazia. C'è un'università, c'è un rettore, il rettore può invitare chi gli pare, ha deciso di invitare il Papa, a noi non stava bene, gli abbiamo detto che non ci stava bene, ci avrebbe fatto piacere essere contattati, non l'ha fatto, fine. Vabbè, è uscita sulla Repubblica, fra l'altro la cosa più grave è che è uscita senza intestazione. Cioè, non c'era scritto quando è uscita il 10 gennaio, caro rettore, eccetera, eccetera, come se fosse veramente un appello. E quello è stato un enorme errore giornalistico. E a questo punto è cominciato il casino. Mi ha detto: questa inaugurazione è dedicata alla moratoria della pena di morte. Ah, dico, bravo, è la lezione magistrale, chi la fa? Caravale, Mario Caravale, sull'abolizione della pena di morte. E tu inviti il Papa, e per due motivi non dovrebbe esserci. Primo, che ha così un'occasione di tirar fuori la 194, che già questo mi darebbe fastidio. Secondo, perché l'articolo 2267 del Catechismo della Chiesa Cattolica dice: l'insegnamento tradizionale della Chiesa non esclude il supposto il pieno accertamento dell'identità e della responsabilità del colpevole e il ricorso alla pena di morte, eccetera, eccetera. Se c'è qualcuno che è interessato, lo lascio qui. Golden brown, fine temptress, through the ages she's heading west. From far away, stays for a day. Qui c'è un'appropriazione del concetto di ragione. La ragione sta dalla parte della verità rivelata, e se la ragione opera senza la fede non può che arrivare a un'ora di fatto. Quindi, al limite, estrapolando addirittura, non so, uno shintoista, uno scienziato giapponese shintoista, visto che qui c'è scritto cristiana, proprio io mi sono sorpreso di trovarci questa parola. Un scienziato giapponese non può fare una importante scoperta, nemmeno un islamico o così via. Questo l'ha scritto in questo famoso discorso che doveva venire a inaugurare il nostro anno accademico, perché è stato inviato e eletto da un collega. Abbiamo studenti ebrei, abbiamo studenti cinesi, abbiamo studenti indù, ne abbiamo di tutti i tipi, di tutte le fedi, e abbiamo gli altri poi, come sono i membri di questa associazione, che poi alla fin fine sono la maggioranza, diciamocelo chiaro, perché poi alla fine, se ci contiamo, si scopre che i atei o agnostici o anticlericali o razionalisti o realisti o scettici, potete considerare 100.000 definizioni, sono tutto sommato in maggioranza. E quindi in questa circostanza affidare al capo di uno Stato straniero e di una Chiesa un'inaugurazione del nostro anno accademico veramente sembrava. Di più è il modo come le interviste che ci sono state fatte dai media, in particolare dalla televisione, sono state completamente distorte. Bertrand Russell diceva: il dramma della cultura contemporanea
è che la filosofia induttiva non ha fatto un passo, mentre invece tutto ciò che è sistemi assiomatici e deduttivi ha invaso il modo di ragionare della gente. Ritiene che lo studioso Ratzinger abbia qualcosa da insegnare agli studenti italiani? No, noi non abbiamo nessun insegnamento di teologia, per fortuna, nella nostra università, e credo che anche su quella lui sia un po' debole. Rifirmerebbe la lettera contro la visita del Papa alla Sapienza? Assolutamente sì, perché io penso di avere il diritto di scrivere una lettera al mio rettore, anche se poi è successo quello che è successo e si è ingrandita. Penso che i principi vanno difesi, assolutamente. E cosa pensa dell'atteggiamento della politica in seguito a questa vicenda? Sconfortante, assolutamente sconfortante. Che un'opposizione prenda appunto posizione per far cadere un governo non lo approvo, ma diciamo che è naturale. Ma che il mio ministro e il mio presidente della Repubblica si sentano in diritto di chiedere scusa al Papa perché lui ha rinunciato a venire, questo mi dispiace molto. Religione e scienza o fede e scienza possano e debbano dialogare? Dunque, secondo me dialogare no, sono due livelli completamente differenti. Il credente crede e poi eventualmente può essere un scienziato, fa ricerca, ma è proprio un altro livello. In questo senso non c'è uno scontro, ecco. Diciamo, non c'è un dialogo, ma non c'è uno scontro. C'è bisogno di un Darwin Day anche in Italia, perché tra un po' avremo l'evoluzione sotto attacco anche in Italia come negli Stati Uniti. Non penso che ci sarà qualcuno andare in giro a fare strani discorsi sulla terra vecchia di 6.000 anni, o perlomeno non più da noi, diciamo che abbiamo una cultura un po' più stratificata, però sicuramente l'evoluzione è sotto attacco anche in Italia e lo sarà.